Anche Porsche aggiorna completamente il proprio PCM, quindi il sistema di infotainment, con una grande novità: la compatibilità con CarPlay. Purtroppo Android Auto non è ancora supportato, vedete l'interfaccia ormai classica, ma ve la faccio vedere solo per farvi vedere che è compatibile. Una interessante novità è questa, ovvero nel bracciolo porta oggetti è presente un carica batteria wireless, quindi basta appoggiare qua il telefono che sarà ricaricato. C'è anche la possibilità del collegamento con l'interfaccia USB che noi scolleghiamo per farvi vedere il sistema infotainment lato lato Porsche, quindi non lato Apple. Possibilità di utilizzare il touchscreen per muoversi nelle varie funzionalità, tuner, multimedia, tra l'altro la possibilità di avere un jukebox integrato, quindi un hard disk con tutte le proprie canzoni e i brani preferiti. C'è la possibilità comunque di muoversi nell'infotainment anche con i pulsanti qua sotto, che sono delle scorciatoie per andare al tuner. Bella la possibilità di utilizzare delle icone personalizzate, vedete qua, in base alle stazioni. Ovviamente digital audio broadcasting presente. Con questo pulsantino qua a destra, in ogni schermata facciamo uscire le opzioni relative alla schermata desiderata. Schermata delle sorgenti, guardate quante sono le sorgenti disponibili, c'è anche il sintonizzatore televisivo e qua la schermata del telefono, che in questo momento non è collegato. Se andiamo nella funzione car possiamo configurare il sistema, configurare anche alcune funzioni della vettura e del PCM. Ovviamente ci sono i comandi vocali, ma se torniamo nella home page volevo far vedere una cosa interessante. La prima è quella relativa alle applicazioni, ma la seconda, ancora più interessante, è questa, il My Screen. Si possono andare a configurare fino a 3 schermate personalizzabili. Vi faccio vedere come. Si schiaccia il pulsante opzione, set my screen, decidiamo quale schermata andare a personalizzare e qua non bisogna far altro che tenere premuto questa sorta di widget per cancellarli, e qua a destra si possono andare a selezionare altri widget che possiamo mettere nelle schermate per comporle veramente a proprio piacimento. Vedete, sono tanti i widget disponibili, ve li faccio velocemente vedere, relativi alla sorgente che può suonare, relativi alla parte telefonica con non solo chiamate perse e chiamate fatte, ma anche SMS e email, relative alla navigazione, alla regolazione del sound, tra l'altro in collaborazione con Bose, e si possono avere anche delle informazioni con anche il cronometro. Bisogna ovviamente andare a far spazio per abilitare il cronometro, che vedete basta trascinare in questa posizione per poi veder comparire nella prima schermata che abbiamo personalizzato. Tutto è comandabile anche dal volante grazie a queste due rotelline poste sulle razze destra e sinistra. Finalmente anche Porsche si adegua coi tempi. Bella connettività, non proprio a 360 gradi perché manca Android Auto, speriamo che arrivi, ma mi è piaciuto molto il touchscreen e questa funzionalità della personalizzazione delle varie home screen.